Amici di Suggestioni Press, bentornati. Come annunciato in questi giorni sui nostri social, oggi abbiamo dal cast della fiction Leonardo, una grande coproduzione Rai con Sony Pictures e altre realtà produttive europee, Alessandro Sperduti. Benvenuto. Grazie, grazie mille. Ciao Marco, ciao a tutti. Allora, dopo un'altra collaborazione importante tra Rai, Lux Video e Sony Pictures, che ti vede nuovamente coinvolto dopo I Medici, dove facevi Piero De Cosio dei Medici, qua invece sei Tommaso Masini, che è amico e compagno di bottega di Leonardo, che Sì. potremmo dire che è quasi un po' una sorta di antagonista, perché già dalle prime puntate si capisce che è un po' geloso del suo talento, Sì, invidioso del suo talento. questo, beh, sì, effettivamente sì, lo conosciamo così. Questo ragazzo, insomma, molto ambizioso, sicuramente, come dire, consapevole delle proprie capacità artistiche, insomma, le sue mire. Lui vuole essere il primo assistente di Verrocchio, nella bottega di Verrocchio, e cerca insomma, di togliere tutti gli ostacoli dalla strada per arrivare a questo obiettivo. Lo fa anche in maniera, diciamo, poco elegante, ecco, diciamo così. Poi certo, a un certo punto si rende conto che davanti a sé ha Leonardo, si rende conto della genialità di Leonardo e che lì, insomma, c'è poco da fare, quindi diciamo, si rende conto anche degli errori. E poi vabbè, non voglio svelare troppo, ma insomma, nel suo percorso, diciamo, ammette i suoi errori, ecco, e cerca anche di rimediare. Esattamente. Tra l'altro Giancarlo Giannini, che tu hai visto nella sigla, nella nostra sigla, ovviamente con voi, come ricordato, interpreta Verrocchio, e avete dato un confronto in una scena che si è vista all'inizio, nel primo episodio, dove lui corregge, diciamo, vede i lavori degli allievi, qualcuno lo manda anche via in malo modo. Sì, è un Verrocchio burbero. È stata una bellissima esperienza per me lavorare con Giannini, veramente. Una grande fortuna. Eh beh, parliamo veramente di uno dei più grandi attori italiani, Sì. cioè, a lavorare. Sì, poi Infatti ero veramente per emozionato io pensiamo poi all'idea. d'azione, ma anche un po' di giovane. Ti Come? Aspetta, non ho dicevi, sei sentito emozionante. bene. No, dicevi, emozionante l'idea, sì, di lavorare con un grande come Giannini, certo. Beh sì, decisamente, decisamente. Anche la possibilità semplicemente di osservarlo, insomma, sai, muoversi sul set. Poi vabbè, quella voce meravigliosa, insomma, lui in presa diretta e nel doppiaggio, insomma, penso sia veramente uno dei più grandi in assoluto. Sì, assolutamente sì. Naturalmente, come dicevo, è la tua seconda collaborazione con Rai, Lux Vita e Sony Pictures per un'altra grande coproduzione dopo I Medici, quindi non ti chiedo come ti hanno coinvolto, perché scommetto che abbiamo già pensato a te quando hanno pensato di fare il bis con Leonardo, perché ricordiamo poi che l'autore è lo stesso dei Medici, Frank Spotnitz, mitico sceneggiatore di Files. Eh già, eh sì, sceneggiatore di X-Files. Ma guarda, in realtà anche in questo caso comunque, diciamo, ho fatto un classico provino, diciamo, un provino per vedere se effettivamente, come si fa sempre, insomma, se effettivamente potessi essere giusto per interpretare la figura di Tommaso. Fatto il provino, anche perché comunque è un ruolo poi, diciamo, molto diverso da Piero. In tante cose, Piero aveva un carattere completamente diverso, c'era Cosimo, lo definiva un uomo di libri, un uomo di cultura, non un uomo di politica. Una sensibilità diversa, quindi chiaramente, giustamente, insomma, andava fatto ovviamente il provino come diciamo si fa di norma per capire se effettivamente potesse essere giusto per il ruolo, e fortunatamente, con mia somma felicità, il provino è andato bene, e quindi è iniziata questa avventura. Inizialmente, tra l'altro, sai, quando poi sei nella prima fase, quando fai il provino, in realtà non hai ancora le idee chiare, diciamo, sul ruolo che andrai a interpretare esattamente, però c'era già nelle scene, diciamo, che ho interpretato nel provino, c'era già comunque un come dire, un delinearsi delle caratteristiche di Tommaso. Poi, ovviamente, quando sei sul set, l'esperienza inizia veramente, allora inizi a fare le prove costumi, inizi a fare delle prove sul set, inizi a vedere queste scenografie meravigliose di Domenico Sica, dei posti meravigliosi, e
i costumi di Alessandro Lai, già lì comincia ad entrare un po' nel vivo e quindi conosci il personaggio ancora meglio, no? Non so come dire, quindi c'entri un po' più in confidenza e poi da lì è iniziata, insomma, questa avventura bellissima. Eh sì, un'avventura che straordinaria non solo perché racconta l'uomo dietro l'artista, ma anche perché, come ha detto Aidan Turner, tuo partner in scena alla videoconferenza stampa della serie, chiaramente è un lavoro che si sviluppa di settimana in settimana durante le riprese. E Certo. sicuramente questi personaggi, che sono dei personaggi molto, devo dire, con delle grandi, con molte sfaccettature psicologiche, ma sono tra quelli che, per cui è vera questa cosa che ha detto lui in conferenza stampa. Sì, è vero, Esatto. che diciamo, lì appunto li conosci sempre meglio andando avanti. Infatti, diciamo, se una volta, se quando non so, diciamo, per quanto mi riguarda, all'inizio c'è sempre un po' quella sorta di tensione, no? Prima di entrare nel vivo della cosa, c'è una tensione anche perché appunto il personaggio ancora non lo conosci bene, lo conosci solo mentalmente, non so come dire, quindi stai iniziando e ti butti un po' in questa esperienza cercando di dare il massimo e di cogliere quelle caratteristiche, di tirarle fuori, non so come dire, di dare vita a quello che è scritto sulla carta. Per cui all'inizio è sempre un po' entrare un attimo, no, con calma nella cosa e vedere che succede. Poi piano piano lo conosci sempre meglio, chiaramente, sì, andando avanti, si conoscono, si delineano sempre di più appunto le caratteristiche del personaggio, soprattutto in relazione poi agli altri personaggi, no? Quindi anche in questo poi si formano un po' le scene, insomma, quello che poi vediamo sullo schermo. E quello fa Esattamente. tanto, chiaramente, le interazioni anche sono fondamentali per, come dire, per effettuare delle scelte e costruire un personaggio, diciamo così. Tra l'altro tu naturalmente ti sei, come già nei Medici, ridoppiato con la direzione del grande Francesco Pezzulli e Eh sì, ti saluto e immagino ti ringrazio. abbia fatto un certo effetto, permetto ovviamente. Permettendo, questo non è assolutamente uno sminuire il lavoro di Stefano Crescentini, che ha doppiato Aidan Turner in una maniera sublime, però sicuramente capisco che per te sia stato una sorta di quasi di straniamento, cioè, sentire, appunto, sul set tu eri con lui, con Aidan Turner, sentivi il suo accento British, la sua Renaissance pronunciation, e lì appunto la voce straordinaria di Stefano Crescentini, quindi immagino sia stato È sia stato stato un effetto bellissimo. particolare. È stato bellissimo perché è stato proprio sì, un modo diverso per rivivere tutto, effettivamente. Per rivivere tutto e anche, come dire, sai, comunque la voce è importante, no? Il modo in cui la usi in presa diretta o in doppiaggio, insomma, in generale, nella recitazione, ovviamente è fondamentale nel creare un personaggio, nel dare vita a un personaggio. E il discorso di recitare in un'altra lingua sicuramente. Come dire, ti porta a fare delle scelte automaticamente, magari lavori sulla voce in modo diverso rispetto a come ci lavoreresti in italiano. Quindi effettivamente è stato, come dire, ridoppiarlo e riviverlo poi da capo è stato bello, interessantissimo. Poi con Francesco Pezzulli mi sono divertito da morire, per cui insomma sì, anche quella è stata davvero una bella esperienza. Ce Ecco. l'ho messa tutta anche Cioè, lì, spero bene. poi siete stati diretti, tranne che per due puntate, dirette da Alexis Sweet, regista italiano, bravissimo, siete stati diretti da Dan Percival. Lui come regista, te lo chiedo anche perché, non solo in virtù di questa cosa, ma anche perché solitamente si fanno paragoni fra l'Italia e gli Stati Uniti, che poi è una cosa su cui, per esempio, il grande Mattia Torre ci aveva scherzato in Boris con Stanis La Rochelle, che diceva le cose troppo italiane. Ecco, affrontando seriamente questa cosa, ecco, ti chiedo che registi, com'è lavorare con un regista appunto straniero e che lavoro ha fatto lui con voi attori, Dan Percival. Dan ci lasciava sempre molta libertà, cioè una cosa che mi è piaciuta molto di Dan era questa, che lui diciamo aveva questo, non so come dire, però era, ci accoglieva sul set, letteralmente, ci accoglieva sul set e ci chiedeva di, come dire, proporre quello che avevamo pensato, quindi in totale libertà. E poi una volta visto, diciamo, vista la proposta, in quel caso a quel punto poi insieme
si cercava, no, la strada giusta, quindi se c'era qualcosa da cambiare o qualche direzione magari da prendere, no, che lo colpiva di più o magari gli interessava di più in relazione alla scena, allora ci guidava verso quella direzione lì. Però è stato molto bello perché era un modo molto delicato di entrare in scena, non so come dire, molto delicato e anche appunto questo senso di libertà, quindi anche la possibilità di giocare letteralmente, no? Quindi se stiamo effettivamente giocando e quindi divertiamoci ad interpretare questi personaggi liberamente. Poi se c'è qualcosa che magari non torna o che va riportato al punto giusto, ci arriviamo. Quindi è un bellissimo approccio, molto molto interessante sicuramente. Esatto. E poi ricordiamo che oltre agli attori stranieri, c'è Matilda De Angelis, che è la co-protagonista, Caterina Lacremona, un personaggio Eh sì. anche misterioso su cui si sa realmente poco, però si sa che Leonardo ha avuto un rapporto speciale con questa donna. E poi ci sono tante guest star italiane. Nel primo episodio si è visto Sergio Albelli, e poi nei prossimi ci saranno Pierpaolo Miriam Spollone, c'è Flavio Malmasca, Parenti. c'è Flavio Parenti, Antonio De Matteo, Josafat Vagni, Gabriello Giudice, è un cast Sì, ricchissimo. Giovanni Ricchissimo. Scifoni. Giovanni Scifoni. Sì, esatto, Flavio Parenti, poi c'è James Darcy che ancora non è entrato in scena, no, è entrato in scena, è entrato in scena per un James attimo, insomma, lo Darcy, sì, vedremo di che nuovo. fa sforza. Forza, sì. Insomma, è veramente un cast molto ricco. Sì. James E Darcy, poi no, volevo attore. anche dire con Alexis, appunto, non posso ovviamente parlare poi degli episodi chiaramente che invece ha diretto Alexis Sweet perché arriveranno più avanti, però anche lui, cioè anche con lui mi sono trovato molto bene, quindi ci tenevo a dirlo, è stata anche con lui una bellissima esperienza, un approccio diverso da quello di Dan, una visione diversa chiaramente che doveva essere diciamo in linea perché alla fine raccontiamo diciamo la stessa storia, però mi sono trovato molto bene anche con lui, insomma ci tenevo a ringraziare entrambi, ecco. Credo che sia giusto, naturalmente. Assolutamente. Tanto James Darcy, attore straordinario, di grande carisma, grande presenza scenica nei panni di Ludovico Sforza, è doppiato magnificamente da Massimo Vitozzi. C'è Eh sì. un'unione fra loro, come già come è il caso anche di Turner e degli altri attori, con Crescentini e gli altri attori straordinari. Sì, no, il doppiaggio infatti hanno fatto un lavoro pazzesco. Io sentire la mia voce in mezzo a quelle voci per me, devo dire, anche questa è un'esperienza, diciamo. Sì, che poi voglio ricordare che tuo fratello Stefano è un doppiatore amato soprattutto grazie allo straordinario doppiaggio di Rami Malek in Bohemian Rhapsody. William Rhapsody, sì. Sì, Sì, molto quindi fiero di questa cosa, sono molto fiero. e tu hai avuto a che fare col doppiaggio non solo per i Medici e ora per Leonardo, ma anche per Lego Batman, dove hai doppiato Sì, Robin in Lego Batman, film il piccolo divertentissimo. Robin. Sì, è stata un'esperienza pazzesca. Pazzesca anche perché, insomma, chiaramente poi nei cartoni animati è ancora diverso, no? L'approccio, diciamo, quindi anche l'uso della voce è stata, sì, vabbè, poi era anche un periodo particolare della mia vita, un periodo non semplicissimo. Quell'esperienza lì mi ha fatto veramente diverso, sai quando dici che è quasi terapeutico, no? Non so come dire, perché era, cioè, ero lì, ero iperfelice, Robin è tutto il te felice, tutto il tempo, ha un'energia 3000 tutto il tempo e quindi quello devi portare con la voce e quindi è stato sì effettivamente anche un po' terapeutico se vogliamo. Già, sicuramente terapeutico. E poi la cosa bella è che appunto quando si recita ovviamente si deve spersonalizzare e anche spersonalizzarsi in un cartone animato, seguendo chiaramente come sempre al doppiaggio l'originale, è qualcosa di straordinario. Puoi fare un personaggio passare dai ruoli che tu fai sul set a un personaggio di cartoni animati, appunto super carico come questo Robin, è una cosa sicuramente straordinaria. Sì, ed è molto divertente, è molto divertente. Sì. Infatti io cerco sempre di chiedere, chiaramente poi è un mondo che conosco meno, insomma, quindi il
cerco sempre di chiedere anche a mio fratello aiuto, aiuto, come faccio, come devo fare. Però poi alla fine mi diverto molto e ho avuto la fortuna di incontrare anche direttori di doppiaggio molto bravi, come Mete, come Pezzulli, insomma, che sono stati fondamentali, diciamo, nell'accompagnarmi anche nel divertirmi in quel lavoro lì. Sì, esatto, Marco Mete, grandissimo professionista, attore di teatro, Sì. grande doppiatore, voce di Robin Williams in alcuni film, Già. unitamente a Carlo Valli, e per quelli della nostra generazione, visto che te siamo mette coetanei, è la voce di Roger Rabbit. Esattamente, sì. Esattamente, e se non sbaglio la doppiò sia in italiano che in spagnolo. Quindi, Esatto, insomma. anche in spagnolo, sì. Lo doppio anche nella versione spagnola, tra l'altro. È uguale all'originale, perché se senti Roger Rabbit in originale è come se sentissi Marco che fa quella Pazzesco. caratterizzazione in americano. Eh sì, ma Una pazzesco, pazzesco. cosa veramente pazzesca. Vabbè, poi lui ha fatto anche, vabbè, poi Mr. Crudelio in Fievel conquista il Sì. West, l'antagonista di Riccardo dei Monty Python, insomma, è un grandissimo Marco Mete, che poi soprattutto anche nei cartoni animati ha regalato delle perle, anche appunto come direttore nel caso di Lego Movie e Lego Batman. Sì, infatti è stato veramente una guida, cioè, sono molto fortunato, mi ritengo molto fortunato ad aver avuto Marco Mede come guida su Lego Batman. Voglio ricordare a proposito di te, tuo fratello, so che voi siete fratelli d'arte, avete anche due sorelle artiste, però non siete Sì. figli d'arte, non siete figli di professionisti dello spettacolo. No, I vostri è genitori vero, ci fanno un altro lavoro. sì, facevano altre cose, adesso insomma sono in pensione, però ci hanno cresciuto sicuramente con la passione per l'arte in generale, ecco, mia sorella Diana dipinge, Barbara canta, quindi insomma appunto Stefano è doppiatore, quindi ci hanno cresciuto sicuramente con tanta passione per il cinema, per il teatro, per l'arte in generale, tanta passione per la musica. Che anch'io mi porto dietro, insomma, cerco, è un hobby, ma è appunto una passione enorme, quindi, insomma, da questo punto di vista sicuramente dobbiamo tanto a loro e alle cose che ci hanno trasmesso, ecco. E questa è una bella cosa, perché poi Sì. veramente l'arte, avere in famiglia delle persone che ti trasmettono l'amore per l'arte è qualcosa veramente di straordinario, perché veramente l'arte è cibo per lo spirito, non è una È cosa vero. retorica, come si dice, che l'arte è cibo per lo spirito, È davvero. verissimo, io i miei ricordi più belli dell'infanzia li associo proprio a magari, che ne so, quando ascoltavamo dei dischi con mio padre, oppure quando vedevo mia madre dipingere, oppure insomma il pianoforte, quindi no, suonare e cantare insieme noi fratelli, oppure noi fratelli con gli amici, oppure appunto quando le mie sorelle facevano spettacoli teatrali, insomma, nel paese dove sono cresciuto, a Monterotondo, quindi insomma c'erano i ricordi più belli sono legati a queste cose qui, quindi diciamo che sì, sicuramente avere poi la possibilità di, come dire, metterli in pratica e farne una professione è una grande fortuna, insomma, ce la mettiamo tutta, ecco. Assolutamente, assolutamente sì. È giusto fare così, dare sempre il massimo in qualunque mestiere. Poi voglio ricordare che tu in questi anni sei stato veramente molto presente in cinema e in televisione. Quest'anno ti abbiamo visto nuovamente in Nero a metà. C'è Sì. stato il tuo Uno dei personaggio set più ha belli su cui sia vissuto. mai stato. Sì, anche Come? quest'anno, tra l'altro, abbiamo visto, no, dicevo che quest'anno abbiamo visto anche delle belle situazioni che sono capitate, le situazioni particolari, anche belle, insomma, da certi punti di vista, sono capitate al tuo personaggio. Sì, è vero, è vero. Marco Cantabella è cresciuto e insomma si è assunto, diciamo, de determinate responsabilità e la sua storia con Cinzia è andata avanti, insomma, hanno raggiunto il matrimonio, quindi sicuramente sì, tanti traguardi. Adesso stiamo girando la terza stagione, ovviamente non posso dire assolutamente niente, però insomma posso dire che sono molto felice che la stiamo girando, ecco, che spero che poi arrivi presto sugli schermi. Ah, questo
Questo non lo sapevo, quindi sta girando la terza stagione, quindi nei Sì. prossimi mesi, la prossima stagione televisiva, vedremo di nuovo Nero a metà, fantastico. Sì, tornerà. Tornerà, è Immagino un'esperienza che bellissima, un cast bellissimo, insomma, con Claudio Amendola mi sono trovato veramente bene, con Miguel Margherita, Fortunato, è un cast, ma poi l'atmosfera che c'è sul set è proprio bella, è bello quando succede questa cosa, perché non sempre è scontato, insomma, no? Negli ambienti di lavoro in generale, non solo nel cinema in generale. Non è detto, no, che poi ti trovi sempre per forza bene con le persone che incontri. Invece io sono stato molto fortunato. E stesso caso anche Leonardo. È stato un set bello, tra l'altro, nonostante le difficoltà che abbiamo affrontato, perché poi insomma ci siamo dovuti fermare, le riprese si sono fermate purtroppo a causa della pandemia. Quindi quando c'è stato il lockdown avevamo già girato delle cose, ci siamo fermati anche un po' nell'incertezza, non sapevamo se, insomma, se saremmo andati avanti o meno, e quindi abbiamo affrontato tutti quel momento e poi dopo siamo tornati sul set, e tornare sul set dopo quel periodo lì e ritrovarci tutti insieme, già quello è stato bellissimo. Chiaramente tutti un po' spaventati, un po' provati, insomma, no? Da quello che era successo, e invece la produzione ci ha proprio permesso di tornare a girare in sicurezza, ci sentivamo poi sicuri. E quindi siamo riusciti a finire. Quindi anche devo dire che anche la soddisfazione di vedere Leonardo in TV finito, che va in onda e che insomma, no, è veramente una bella soddisfazione, anche appunto, soprattutto dopo il periodo che abbiamo vissuto, insomma. Esatto, che poi adesso naturalmente sono stati adottati ormai da un anno dei protocolli precisi per le realizzazioni audiovisive, quindi cinema e fiction. So che è anche una situazione per molti aspetti complessa per via dei tamponi, immagino anche voi ovviamente state facendo questo genere di misure di sicurezza sul set. Sì, siamo molto sotto controllo e ovviamente sempre con i dispositivi di protezione, insomma, e sì, tamponi, diciamo, continuamente per controllare che sia tutto a posto e, insomma, dai, speriamo che tutto vada bene e soprattutto speriamo anche di uscirne presto in generale, ecco. Speriamo che Assolutamente. finisca presto. Sì, speriamo veramente che con i vaccini almeno entro un anno ne usciamo Sì. definitivamente da questo incubo, Infatti. davvero, che veramente la pandemia ha veramente creato, ovviamente ha sconvolto in maniera tutte le nostre vite da ogni punto di vista, privato in primis, ma anche lavorativo, appunto nel caso Sì. del vostro lavoro i set fermi, poi i teatri chiusi che ancora non hanno riaperto, quindi. Sì, purtroppo sì, cioè di problemi ce ne sono stati e ce ne sono tanti. Io spero veramente, guarda, con tutta la fiducia e come dire, la speranza appunto che se ne esca presto e non vedo l'ora, cioè immagino, sicuramente mi aiuta tanto immaginare il momento in cui tutto veramente sarà finito. Quello, insomma, aiuta un po', no? Proiettarsi un attimo nel futuro, sperando che sia un futuro molto, cioè, insomma, vicino. L'immagine di, no, di poterci un po', di poterci riabbracciare, di poter anche andare su un set liberamente, ma anche semplicemente a prendere un caffè con gli amici, o, insomma, è un'immagine che aiuta sicuramente ad andare avanti, quindi ecco, penso sia anche giusto concentrarci su questa immagine qui. Diciamo così. Il successo di una serie e di un attore oggi non si misura soltanto con gli incassi dei film o gli ascolti di una serie televisiva, ma anche attraverso i social. A parte che adesso ti leggerò alcune cose che sono arrivate per te, alcuni commenti, ma poi vorrei chiederti come è arrivato, come hanno reagito i tuoi fan alla visione dei primi due episodi di Leonardo. So che tu soprattutto sei molto attivo su Instagram, quindi e lì hai molti follower. Cioè, Sì, quale io in genere di realtà diciamo commenti che ti sono sto arrivati? ancora, come dire, sì, io sto ancora un po', diciamo, non sono mai stato proprio come dire, non sono mai stato bravissimo sui social, devo essere sincero, però mi piace comunque mantenere un rapporto, no, con le persone che poi seguono i lavori a cui ho partecipato. E in questo caso è stato bellissimo perché ho avuto una risposta molto grande. In generale, insomma, la felicità di vedere
una serie su Leonardo da Vinci, questo sicuramente mi è arrivato, cioè è stata molto apprezzata e il mio personaggio ha ricevuto, insomma, in generale, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti perché ho ricevuto dei bellissimi messaggi e questo ovviamente mi rende molto felice perché insomma, vuol dire che è arrivato qualcosa e sono molto contento e anche messaggi che mi dicevano, oh, insomma, questo un po' cattivello, insomma, bello, abbastanza Persone spietato. che Per abbiamo cui avuto tutti, credendo. anche questo comunque lo prendo come un ottimo complimento perché effettivamente bisogna, cioè, è innegabile che nei primi due episodi quantomeno è un personaggio, come dire, sì, insomma, sicuramente non proprio positivo, diciamola così. Esatto. Poi appunto nei prossimi non dico niente di quello che succederà, non dico, non perché non posso dire niente, però quello che abbiamo visto finora è questo e quindi anche questo tipo di commenti comunque in un certo senso mi fa piacere, perché vuol dire che Esatto, appunto è arrivata anche quella caratteristica di Tommaso e era giusto che fosse così. esattamente. Ovviamente non possiamo non parlare del protagonista di Aiden Turner. Che partner è lui sulla scena? Beh, bravi, intanto è bravissimo, è un attore bravissimo. La cosa che mi ha impressionato di più è proprio era vedere proprio la trasformazione. La trasformazione, intanto, in Leonardo in generale, quindi appunto le caratteristiche che gli ha dato, anche fisiche, no? Come il tipo di espressione, l'espressione del corpo. E poi oltre a quel tipo di trasformazione, comunque già vederlo comunque in costume, vederlo era già impressionante. E poi vederlo, come dire, cambiare da bambino a gigante in un attimo, perché insomma poi c'era anche questo un po', no? Nel Leonardo che raccontiamo c'è questa caratteristica, il fatto che comunque in alcuni momenti lo vediamo quasi come un bambino estasiato da tutto quello che vede intorno a sé, no? Preso dalla curiosità, la voglia di, come dire, catturare tutto quello che è intorno e riportarlo su un foglio, su una scultura o su, appunto, diciamo, in forma artistica, ecco. Quindi gli occhi proprio di un bambino e poi gli occhi del gigante Leonardo. Quindi vederlo in un attimo trasformarsi in questo gigante, consapevole della propria capacità, consapevole anche del proprio genio. E questo è stato bello. Chiaramente questo è stato bello anche per me, diciamo, da partner, no? Perché comunque avere poi scene insieme, questo rende tutto più fluido, come dire. Più scorrevole, ecco, e anche più interessante e più bello da affrontare poi sul set, no? Esatto, esattamente. E poi, ripeto, sono veramente tutti loro attori straordinari. Lui ovviamente è straordinario nel rendere Matilda, appunto queste peculiarità sì. di Leonardo, anche questa sua fragilità per via dei suoi avvenimenti della sua vita che vengono raccontati anche nella fiction. No, veramente lui è un attore incredibile. Sì, Veramente, davvero. veramente un attore straordinario. E poi guarda, ci sono qua un po' di commenti. Intanto è arrivata la nostra Daniela Riu, la nostra cantante di Suggestioni Press. E qua c'è un messaggio per te, un Ciao. saluto di Luana Marella. Ciao Luana. Ah, ecco, lo vedo, eccolo qui. Sì, ah, vedi, ecco i commenti. Sì, Lana, Dani anche dice, tu dici. grandissimo attore e doppiatore. Grazie. Giannini, sì, lei ha Giustamente. adorato da grande fan dei Queen, Oh. come me del resto, My Oh. Rhapsody. E Grazie, poi bene, sono contento. mi Riporto dico a Robin, Stefano. no, mi dico Robin, sì, Il che piccolo poi quel Robin. Robin, come ti dicevo fuori onda, somiglia al Robin di Burt Ward della serie di Batman degli anni 60 che te vedevamo da piccoli sulla 7 quando ancora si Esattamente, chiamava Telemonte Carlo. è Sì, vero. molto divertente, sì. Ma tu doppiato magnificamente da Rodolfo Bianchi, che tra l'altro anche lui, grande attore doppiatore, che ha fatto anche diverse fiction, anche Sì, lui. sì, sì. Sì, ce l'ho ben trovato per me, grazie. Ecco, Luana dice che non vedrò di vedere la terza stagione. Oh. Grazie. Arriverà presto.
Ecco, e poi sempre prima ti chiedo come è stato lavorare con Freddie Highmore. Freddie Highmore, Sì, bellissimo, io sì, interpreta. bellissimo. Io ero in realtà lo conoscevo ovviamente insomma già da prima, ma lo conoscevo già da quando ero piccolo perché praticamente ho seguito tutti i lavori che ha fatto. Io, da grandissimo fan di Tim Burton, quale sono, chiaramente conoscevo poi, no, i lavori che aveva fatto con Tim Burton, e quindi Charlie e la fabbrica di cioccolato mi viene in mente. Poi ovviamente mi ricordo del film che aveva fatto con Johnny Depp, che era più o meno, se non sbaglio, lo stesso periodo all'incirca, forse un pochino prima, che era Sì. Finding Neverland. Insomma, ha fatto dei film meravigliosi e quindi l'ho sempre ammirato e sempre stimato. Quindi l'idea poi di poter girare con lui, ero molto molto emozionato. E lui è molto carino, una persona molto carina, oltre ad essere ovviamente di un talento smisurato, ma molto carino, molto tranquillo. Quindi, e quella scena, insomma, ci sono queste scene che si sono viste negli episodi, nei primi due episodi di Leonardo, quelle me le ricordo proprio come due delle più belle giornate che ho passato sul set, perché è stato proprio, intanto, diciamo, era un momento di Tommaso che mi piace tantissimo, perché è il momento in cui lui appunto è più grande e ha la possibilità in quelle scene di ripercorrere, no, la propria esperienza, di ripercorrere la sua amicizia con Leonardo, e si trova davanti a sé Stefano Giraldi, appunto Freddie Highmore, che gli chiede proprio questo, gli chiede di raccontare che cosa è successo, chi è Leonardo secondo te. Quindi è stata una scena molto riflessiva, c'era molto silenzio sul set, e quindi e avere la possibilità di viverla con Freddie Highmore davanti, comunque, insomma, una bella soddisfazione, ecco. Sì, lui come hai ricordato interpreta Stefano Giraldi, che è appunto investigatore anche molto ambizioso, che indaga appunto sulla morte di Caterina da Cremona, interroga Leonardo nella cella, in Sì. questa cella antica, che è una cosa veramente inquietante, sicuramente peggio di quelle delle carceri che ci sono adesso, delle prigioni odierne. Con delle La luci cosa. bellissime, tra l'altro, delle luci meravigliose di Stiglosa, che insomma ha fatto un lavoro pazzesco. Spesso usava, non scendo diciamo nella parte tecnica perché io non me la sento, non sono neanche in grado di farlo, però spesso usava delle luci naturali, proprio eravamo in scena a volte quasi solo con le luci di candela, effettivamente, al lume di candela. E da lì è riuscito a ricreare questi set che sono appunto molto, no? Ha mantenuto questa sorta di mistero che accompagna la figura di Leonardo, no? È anche un po' inquietante, lo viviamo quasi in tutte le scene. Quindi, insomma, il lavoro grandioso sulla fotografia di Lose e di Pesci, pazzesco, pazzesco. Quindi, insomma, ho visto che è Assolutamente. stato apprezzato, quindi sono molto felice anche di questo. Già. Intanto, Freddie Highmore, ricordiamolo, non solo attore appunto per Tim Burton, per altri registi, ma anche straordinario protagonista della serie The Good Doctor e Eh di Bates Motel, due serie che in questi anni hanno sì, avuto un grandissimo successo, The grande Good Doctor in successo. particolare. E tra l'altro lui è doppiato anche qui da Manuel Meli come The Good Sì, Doctor. grande Manuel, sì, Sì. esattamente. Altro bravissimo doppiatore e tra l'altro anche bravissimo cantante, lo abbiamo ascoltato appunto in Aladdin, il Infatti, remake live action di Aladdin, dove sì, ha fatto un una voce lavoro pazzesca, pazzesco. Manuel, sì. Sì. E si Saluto, incolla tra saluto, tra l'altro l'altro, molto. approfitto per salutarlo. Sì, saluto anch'io Manuel che aspetto in una prossima diretta per parlare appunto dell'aspetto più specificatamente di doppiaggio di Leonardo. Ah, naturalmente, Dani dice che ricordi appunto la serie di Batman degli anni 60, sì, che Dani ha la nostra Beh, età, quello quindi era un anche altro, è un adesso. capolavoro. Sì, infatti, capolavoro straordinario, capolavoro di comicità incredibile. Vedete, non posso non Sì. chiederti, naturalmente, oltre a Nero a metà, se c'è già qualche altro nuovo progetto in cantiere per te, oltre a queste, alla terza stagione di Nero a metà? Oltre alla terza stagione che stiamo girando adesso, c'è il film di Nanni Moretti, Tre piani, che appunto spero che poi che esca presto, e poi c'è il film, una commedia di Claudio Amendola che si chiama I Cassamortari. Anche quello per il cinema, e spero che anche quello esca presto, appunto, quando poi,
riapriranno le sale, quindi speriamo veramente il prima possibile. Grandissimo Claudio, che io ho avuto Grandissimo l'onore di Claudio. conoscere suo padre Ferruccio tanti anni fa qui a Messina, e poi ho avuto anche modo di intervistarlo, è veramente straordinario, devo dire, quindi è nata una bella stima anche professionale e umana, quindi con lui, su Sette Nero a metà, dopo tutta Assolutamente. questa commedia. Ah, sì, no, io sono felicissimo perché veramente si è creato, sì, un rapporto proprio bello, un bel rapporto e infatti gli devo tantissimo perché è proprio un maestro, quindi avere la possibilità di giocare lì effettivamente e quindi di scoprire la commedia insieme a lui. Spero appunto che il film esca presto perché insomma girarlo, girare con lui e con quel cast pazzesco, insomma è stata proprio un'esperienza molto molto divertente. E beh, poi anche, è anche il lavoro con Nanni Moretti, beh, Sì. importante perché Nanni Moretti è anche lui davvero straordinario. Eh sì, Anche in sì. queste, Però sì, non so non bene. posso dire niente di entrambi i film, purtroppo, ovviamente, però sì, anche lì, insomma, anche Treppiani è stata un'esperienza molto intensa. E anche a Nanni devo molto. Eh sì, lui non solo nei suoi film storici, ma anche nei film degli ultimi anni ha regalato veramente dei capolavori, Eh sì, veramente un grandissimo Nanni assolutamente. Moretti. So, sicuramente due esperienze chiaramente diverse, ma direi altrettanto importanti. E poi per noi spettatori, noi giornalisti che seguiamo il mondo del cinema e della televisione, è anche interessante, devo dire. Bene, bene, no, sono molto contento. Cioè, da un lato il cinema d'autore di Nanni Moretti e dall'altro la commedia di Claudio Amendola sono veramente due cose diverse, ma io credo che altrettanto interessanti, credo che interesseranno molto anche i nostri spettatori. Naturalmente la nostra Dani si complimenta con te, giovane e Grazie, talentuosissimo, grazie è anche un meritore che mille. fa piacere. Grazie. Grazie mille. E poi c'è un ultimo No. commento, Veronica. Questo è il professore come me, Leonardo, che racconta, siete voi che abbiamo fatto la storia, con questo abbiamo proprio approfondito proprio in questo momento. Però sì, sicuramente sono figure molto importanti, sia quella di Meci come anche di Sì. Leonardo, anche i personaggi ruota intorno a lui. Sì, è vero. Diciamo che appunto per quanto riguarda, per esempio, sì, diciamo il discorso è simile anche per i medici, però diciamo concentrandomi su Leonardo, Tommaso Masini, per esempio, è un personaggio che è realmente esistito in realtà, quindi era davvero un collaboratore di Leonardo, non si sanno molte cose su di lui, però si sa che appunto era un amico stretto, un amico fidato di Leonardo che hanno collaborato diciamo, a vari progetti insieme. Ci sono delle curiosità, per esempio, su di lui, non sono mai state confermate che io sappia, però, per esempio, dice lui andava in giro a dire, era in realtà, diciamo, di umili origini, ma andava in giro a dire che era figlio di nobili, quando effettivamente poi pare che non fosse così. Quindi già questo, diciamo, ci dice un po' qualcosa sul carattere di Tommaso, no? Su quanto poi effettivamente, come poi vediamo nella storia che raccontiamo noi, diciamo, sfrutta qualsiasi mezzo per arrivare effettivamente ai propri obiettivi. E questa, secondo me, è proprio una caratteristica, diciamo, positiva della storia che raccontiamo. Sicuramente, ovviamente ci sono delle, rispetto, c'è un distacco dalla mera realtà, ci sono delle, come dire, delle, sai, no? Quando uno dice è romanzato, certo è romanzato, perché comunque è una serie, quindi diciamo ci sono degli spunti che vengono dalla realtà e poi questi spunti, diciamo, vengono arricchiti, no? Dalla magia che è quella del racconto, che è quella della favola, se vogliamo. Sì, esatto, Per come ha cui detto ecco. anche Giannini in videoconferenza, ha fatto questo discorso Sì. riguardo appunto a come costruire una fiction che è basata proprio su fatti comunque realmente accaduti, perché infatti Spotnitz ha spiegato che lui e Stephen Thompson, l'altro sceneggiatore, si sono confrontati con gli storici, ci hanno fatto vedere le bozze di sceneggiatura agli storici per dare un Sì, po' di certo. verosimiglianza ai fatti. Certo, infatti, no, anche appunto, diciamo, prendendo il mio personaggio come esempio, appunto, lui è effettivamente è realmente esistito, c'è questa amicizia è vera con Leonardo,
Poi chiaramente ci sono diciamo, questi spunti sono stati trasformati anche in altro, quindi chiaramente negli intrecci e nei rapporti che ha con gli altri personaggi sicuramente delle cose sono state costruite rispetto a quello che probabilmente, diciamo, che è successo nella realtà. Infatti io mi ricordo che anche per i medici, per esempio, Frank Spotnitz disse che aveva preso come uno dei suoi riferimenti uno dei miei film preferiti, in realtà, che è Amadeus, che è un film, Ah, vabbè, che io trovo Milos meraviglioso, Forman. sicuramente sì, nella mia top 3, almeno nei primi tre, se non il primo, comunque insomma uno dei miei preferiti. E anche lì, no, si parla di una figura enorme come quella di Mozart, una figura enorme attorno alla quale ruota qualsiasi cosa, ruotano leggende, dicerie, ruotano scritti, ruotano, cioè di tutto intorno alla figura di Mozart, cose confermate, cose non confermate. E quel film è un po', diciamo, il concetto è simile, no? Si parte da qualcosa che è realmente esistito, si parte anche cioè si parla della scrittura del Requiem, per esempio, che sicuramente è avvenuta, però ci si costruisce intorno una sorta di leggenda poi, no? Cioè, c'era questa leggenda, si dice, niente credo sia mai stato confermato veramente, però quella leggenda c'era, si portava avanti, è stata raccontata così, quasi a mo' di favola. E secondo me quello è un arricchimento, quello è un altro modo, diciamo, di fare cultura, no? Io, grazie a quel film, diciamo, personalmente mi sono avvicinato ulteriormente alla figura di Mozart, che già mi incuriosiva da prima. Grazie a quel film sono stato ancora più affascinato. E Sì, quindi ma ecco, io mi piace credo. questo tipo di approccio. Sì, ma io credo che infatti operazioni del genere, e tra l'altro se ne sono fatte anche ai tempi del grande sceneggiato, infatti ricordiamo che Leonardo fu interpretato dal grande Philippe Leroy negli anni 70, sono operazioni che comunque rendono più ancora più curiosi su delle figure storiche importanti. Di solito magari quando Certo. si studia anche la storia a scuola, che te ne sappiamo qualcosa. Magari si può venire un po' di noia, eccetera, ma quando invece poi questi film, queste serie ti fanno vedere proprio l'uomo dietro l'artista, sicuramente la curiosità te l'accendono, sicuramente. Sì, infatti, poi chiaramente oggi c'è anche un linguaggio diverso, no? Per esempio, mi ricordo anche sui medici, a un certo punto la cupola autoportante era diventata praticamente un meme, è un meme che era dappertutto praticamente, quindi tutti parlavano di questa cupola autoportante in modo anche Ah, sì. ovviamente molto divertente. Però è Sì. un altro modo che comunque, no, rispecchia un po', diciamo, il linguaggio attuale, un altro modo di parlare di qualcosa di storico, se vogliamo, no? Quindi io sono sicuro che Certo. anche grazie a questo tipo di linguaggio, in realtà tanti ragazzi si saranno avvicinati alla storia dei medici e spero che succeda la stessa cosa con Leonardo. Leonardo è già stato invece vittima, tra virgolette, di un meme da cui io mi dissocio, che diceva gli occhi del liquore, che è una citazione da Boris, che c'erano da un Chi dice? lato Haydn e Matilda e di sotto Pannofino e la grande Fiorenza Fiorentini, straordinaria attrice che ricordiamo Grandissima, sempre, sì. che guardavano dal monitor, sì, a proposito di questo genere di commenti, quindi è stata vittima, diciamo, di una sorta di meme, Di un che meme. Adesso vabbè, qualsiasi sì. è sempre tutto vittima di meme ormai, praticamente Sì, qualsiasi cosa viene fatta infatti, no, io invece non sono d'accordo con questo meme perché Haydn e Matilda sono Ma non l'ho veramente visto. straordinari. Ma che cosa dicevano? Non l'ho No, visto questo. hanno fatto questo montaggio e sopra c'era scritto meme e sopra c'era scritto gli occhi del locore, no? In volgare, in un volgare ovviamente molto inventato. Ah, no, vabbè, No, no. assolutamente, io mi dissocio da questa cosa, anzi, io credo che Anch'io. sia Matilda che Haydn hanno veramente un talento e un carisma straordinario. Stata giovane età, Sì, sono vabbè, veramente sì, due attori infatti. pazzeschi. Un Sì. carisma enorme, sì. Grazie. Veronica, ti fai complimenti per la tua interpretazione in lingua inglese. Grazie mille. Sì, infatti, che Devo poi anche naturalmente. ringraziare Marcella Marambio, che è la nostra dialect coach, che ci ha aiutato, diciamo, a trovare il dialetto giusto, non so come dire, l'accento giusto, se vogliamo, dell'inglese, perché in questo caso
abbiamo scelto, cioè, c'è stata questa scelta del received pronunciation, no? Quindi l'RP, che è una sorta di inglese, non so bene come definirlo, però è come se fosse una sorta di versione pulita, diciamo, dell'inglese, che è molto adatta ai lavori storici, diciamo, alle serie storiche. E quindi, insomma, ringrazio anche Marcella perché è stata fondamentale per trovare appunto l'accento giusto e con lei poi mi sono divertito molto appunto a lavorare sulla voce, quindi a trovare la voce giusta, no? Come dicevo, quando lavori in inglese poi a volte cambia un po' la voce, cambia e quindi poi è molto divertente capire come gestire questi cambiamenti e come utilizzarli nel personaggio, ecco, diciamo così. Quindi, insomma, ringrazio anche Marcella per questo, per l'aiuto. Sì. Tra l'altro, dire poi anche in inglese è vero, avete fatto un lavoro straordinario, che ho visto anche in doppia versione. Beh, mi ha colpito nella scena che hai con Giannini, lui quando ti dice good force, but it lacks of art, che poi appunto in italiano è stato adattato, il resto come si deve adattare. Bel tratto, belle forme, ma manca di sentimento, appunto, manca di cuore. Sì. Lui E fa quella critica appunto a Tommaso. quello è proprio sì, il crollo di Tommaso. Non lo può accettare questa cosa. Poverino, No, certo, alla fine lui voleva solo essere il primo. diciamo che per lui era stato un In realtà. lavoro troppo accademico e con poco sentimento, Eh sì, e infatti. questa cosa effettivamente porta poi Tommaso a fare quello che fa, è una delle ragioni per cui cerca appunto modi poco eleganti di fare quello che fa. Sicuramente, insomma, non condivido i modi che ha utilizzato per arrivare all'obiettivo, e alla fine comunque all'obiettivo non ci arriva, perché comunque ha Leonardo davanti, quindi alla fine paga un po' per gli errori che ha fatto, ecco. Esatto, sicuramente anche della sua ambizione. Grazie Alessandro, grazie per essere stato Grazie a oggi te, qui a Marco. Suggestioni Press. Naturalmente ricordiamo che Leonardo va in onda ogni sera, ogni martedì sera in prima serata su Rai 1. Ora ci saranno, se Martedì. la quarta puntata. Sì. Mi raccomando, martedì. Mi raccomando, martedì sera. Assolutamente, saremo tutti 21:25 su Rai incollati. 1. Assolutamente, siamo tutti lì incollati. Di Grazie. ruota adesione. Grazie Alessandro e alla prossima. Chissà che non Grazie a ci te, si risenta Marco. magari proprio Alla per prossima, è qualcuno stato di un questi tuoi piacere. film. Anche per me, chissà che non ci si risenta proprio per questi Speriamo, due volentieri. progetti di cui hai parlato, non solo Nero a metà, ma anche appunto di questi due film con Carla Mendola e con Nanni Moretti. Alla prossima. Grazie, volentieri. Ciao Marco, alla prossima. Alla prossima.